Cari amici, ci troviamo davanti al nostro albergo. L'albergo si chiama Hotel Zeebeekle. E siamo arrivati ieri a Kitzbühel e come vedete c'è una tempesta di neve che ci sta veramente affogando di neve. Siamo un po' imbacuccati e probabilmente irriconoscibili. Per chi non avesse riconosciuto, questo è il nostro amico Marcello, altrimenti detto Verzo, attore del cinema. Di qualcosa. Dai. Perché te ne vuoi? Non lo so, inventati. Ma che me devo inventare? Sto freddo ma bloccato il cervello, qui non riesco più a ragionare, io sono abituato qui a sti posti di montagna. Ammazza quanto fa freddo. Comunque qua stiamo a Kitzbühel, non so come si dice Kitzbühel. Insomma, questa è la macchina di Gianni l'eroe che mo ci accompagna in città. Io mo però vorrei far parla a lui perché non è che so parla tanto bene, capito? Lui invece c'ha la lingua più fine, e dice qualcosa, va. Cosa volete che vi dica? Voce sessuale. Fino alla fine sei un bianco. E allora chiaramente bisogna in qualche modo la salvare. Questa bambina che sta mangiamo. Ah, excuse me. Questa è una ragazza che noi abbiamo conquistato ieri sera, molto bella, molto carina. Sì, già abbiamo fatto qualcosa. Puoi dire dove vuoi venire, come fai? Vuoi dire come fai? Oh, I'm Alice from Dorne. Ah, so, where you come from? From Slaves. Yeah, she's there. Yeah, she's a Holland. Salvatore, la Calabria. Non capisco perché cazzo tu devi parlare così. Perché? E quindi cari austriaci sono cazzi vostri, è arrivato Salvatore la Satana. Per l'ennesima volta eccoci qui a Kitzbühel. Dai! Che cazzo tu? La satanata non sa che dire, è solo troppo satanato, la merchia la in mezzo. Oh, parlo meglio io che questo. Sì, però devi fare dei gargarismi per affinare la voce. Questo è il centro della città di Kitzbühel. Oh, mi sono pure mangiato una rigolizia. Sì, per schiavi la voce, hai capito? Per parlare più meglio, più chic. Ecco, e nell'attesa che la liquirizia che ha ingerito il nostro amico Marcello faccia effetto sulla sua voce, prendo io il microfono per dirvi che qui piove, piove e nevica a catafascio. Accanto a me c'è questa coppia austriaca e questa donna che vedete è stata semisedotta ieri sera dal nostro ineffabile Marcello. Allora, questo è il drop-in, la fonte della nostra goduria, perché è sempre pieno di fica e noi la sera, normalmente ogni giorno veniamo ad attingere a piene mani il nostro pane quotidiano. Basta, poi, che cazzo sta a fare? Ma che sta a fare? Questo è il municipio, la Rathaus, dove regolarmente ogni giorno vengono registrate le nostre fregate.
E cosa devo dire? Basta, che devo dire? Che dico allora? E che devo dire? Basta, il municipio non mi ha nient'altro, no? Raga, qui stiamo entrando in un pub. Porca puttana, mi ritorna la voce grossa. Do mangiamo un'altra rigulizia. Andiamo al fuoco, entriamo, vai, da. Allora, ci troviamo qui nel famosissimo Stampel di Kitzbühel, dove vengono tutti i kitzbühelini, così si dice? Non kitzbühelini, i kitzbühliani, no? Kitzbühliani, diciamo. Ecco, vengono qui dopo lo sci, a fare a preschi. E qui accanto a me ho avuto la fortuna di trovare una meravigliosissima sudamericana, o meglio un incrocio, se no? Perché ha il nonno che è cinese, dopo sangue indiana, sangue creole. E... È un cocktail, non è un... Sì, è un cocktail, sudamericano. Sì, ciao raga, ho messo a fare un piatto di patate, ci ho messo dentro pure un po' di rigulizie, così mi si schiarisce la voce, capito? E poi parlo fine, cazzo, e poi sono bravo, divento un figo, uno scicchettone. Alla mia sinistra abbiamo Pat, cioè soprannominata l'uccello, cioè una ragazza che ha degli occhi stupendi, molto romantici, infatti fagli say something to my friend. No, sì. No, come on. No, I don't. No, just something. No, I'm trying. Riprendegli gli occhi. I hope you will come again to Kitzbühel. Marcetta, se c'è. Open the mouth for say something. No, I can nothing to say. Why? I hope you will come again to Kitzbühel. Marcetta, se presa la mia cozza, Salvatore, com'è andata ieri notte? È andata benissimo. Ci siamo dati da fare. Ci siamo dati da fare tutta la notte. Questo rivolgo un particolare pensiero a tutti gli astratanati romani che purtroppo non hanno avuto modo di fare di farsi donne del genere. Salvatore! Salvatore! Non è assolutamente una bugia. Hey, listen, why don't you give a big kiss to him? We want to see. Why? Do it. We want to see. Sei innamorato, guarda, il fidanzatino, ma sembra innamorato, guardalo. Stiamo aspettando la sciovia per andare sulle piste e iniziare il nostro Marcello, il nobile sport dello sci. Ma tu che ne dici, Marcello, eh? Oh, però parla bene. Io non scio perché non ho gli sci, non li ho affittati e non mi va per niente. Ma io non scio, tu non sci. Io neanche. Ma insomma, chiaro, che cosa andiamo a fare lassù? Che cosa andiamo a fare lassù? Andiamo a vedere il panorama, a bere qualche cosa e naturalmente a prendere qualche splendida figliola. Ah, è così, eh? Abbiamo preso la sciovia e siamo arrivati sulla vetta dell'Annecamp a 1800 metri di altezza. Lì c'è Gianni e là Paolo. E vieni, dai Gianni. E il panorama qui è molto molto bello. Qui ci troviamo ai piedi del ristorante dove noi andiamo a rifocillarci dopo le nostre fatiche sciistiche e naturalmente che sole che c'è, fatemi mettere gli occhiali perché
se no non vedo proprio niente. Dunque, vi dicevo che quello è il ristorante dove noi andiamo a sfamarci dopo le nostre fatiche sciistiche. Comunque veniamo qui soprattutto per rinfrancarci lo spirito e godere di questo meraviglioso panorama. Regà, è proprio forte sto panorama. Io non l'avevo mai vista una cosa del genere. Guarda che è forte, è forte. Cazzo. Io l'unico panorama che avevo visto è quello che si vede dall'alto del fungo dell'Eure. Bello, eh? Peccato che non abbiamo portato gli sci, altrimenti Gianni si sarebbe esibito in slalom da campioni, ma soprattutto peccato perché avremmo potuto iniziare a questo nobile sport anche il nostro giovane Marcello. Io sono Marcello Erburo. Sì, va bene, ma ora dici qualcosa, dai, qualcosa di divertente, dai. Su. Ma che cacchio devo dire? Certo che un grande attore del cinema italiano come te dovrebbe avere la lingua un po' più sciolta, avere un po' più di scioltezza, un po' meno di disinibizioni. Non so. Ma no, ma sono tutte cazzate. Ecco, per esempio, raccontaci, non so, com'è andata ieri sera in discoteca. Ma raccontaci qualche fa? Particolare ma... piccante della nottata, va. Qualche... Ma no, guarda che sbaglio, io non so fatto un cazzo ieri sera. Ah, è così, eh? Ma sì, che bravo. Cacchia. Questo del deltaplano è uno degli sport più praticati qui a Kitzbühel. All'inizio un po' di FIFA, però le emozioni sono incredibili. Avete potuto ben vedere dalla panoramica che abbiamo appena fatto, ci troviamo davanti al nostro albergo che si chiama Hotel Seebegel e che si trova a circa 1200 metri d'altezza vicino al lago Schwarze See. Qui fuori è pieno di gente, quasi tutti tedeschi, che approfittano di questa splendida giornata di sole per distendersi, rilassarsi e prendere un po' di tintarella. E lassù c'è la stanza di due tedesche che abbiamo incontrato ieri sera in discoteca e che gliene abbiamo fatte veramente di tutti i colori. Comunque adesso dovrebbero scendere. Queste sono le due tedesche di cui vi parlavo prima e che ci hanno deliziato, diciamo così, della loro compagnia per tutta la notte, e sono state molto brave. Comunque all'altezza della situazione. No, please speak English. No, kind of English. Float on.
ciao, sono Marcello il Borgadaro. Ieri sera mi sono fatto una trucida là, proprio in quel capanno che sta là. Ah, bravo, e non te vergogni, eh? Au. Non ti faceva schifo? E beh, c'aveva il buco, no, come l'altro. A me beveva tutto uguale, beveva come una donna normale, che cacchio. E Salvatore che dice? Salvatore sa, sarebbe fatta senza pensarci due volte, basta che respira. Tiè, becca di questa, va, smettila di ragazzate. Oh, raga, e qui non si cammina su sta neve del cacchio. Marcello, ma che stai facendo? Certo, guarda, sei la fine del mondo. Ecco, questo che vedete qua, sto pupazzo, è Salvatore. Questo è il cazzo di Salvatore, è quasi come il naso, va. Quasi alla stessa dimensione. Scusa, qual è il cacchio? Questo è il cazzo, lo vedi? Ciao. Amberi e panorama, che bianco. Salone delle feste, ragazzi, per chiudere degnamente la chiusura dell'anno. Alfonso, per favore, non catturare anche questa sera. In ogni modo, ragazzi, tanti auguri a tutti quanti e buon anno. Abbiamo qui accanto a noi la dolce Carina, che vi augura un buon anno a tutti quanti, nella speranza che quest'anno sia un po' più fortunata dell'altro anno. Say something to our friends. Allora, ci troviamo qui nel salone delle feste del nostro albergo. L'albergo si chiama Zay Beak, l'hotel, e qui accanto a noi ci sono due simpaticissimi italiani di Sondrio? Di Ravenna, romagnoli. Oh, accanto a me, fra me e Salvatore, c'è un vitello della migliore qualità, pezzato, ha degli occhi meravigliosi. Potete ammirare le chiazze. Accanto a me c'è Marcello, like a superstar. Yeah. You want to say something to my friend? e qui accanto a noi ci abbiamo Gianni, detto anche l'eroe o l'eroe. In ogni modo, ragazzi, qui ci si diverte, la fregna ce n'è tanta. Oddio, non ne manca mai, non ne manca veramente. Qui veramente è un paradiso per riprendi un primo piano del vitello. You must be sexy, mid tongue. Kiss. Un primo piano di questo vitellaccio. Basta! Questo vitellaccio. Basta! Ci troviamo nella più bella discoteca di Kitsville, si chiama il Drop In, e siamo tutti riuniti qua con degli amici italiani simpaticissimi che vengono da Perugia. E qui accanto a me c'è il nostro satanato Salvatore. E qua, e accanto a questo bellissimo tiro mi sento. Che bellezza! Oh, è già mostrata, la faccia che mostrata. Salvatore è sempre stellatissimo, non si dà pace, si dimina come una mannotta. Sono veri quei due dottori. Salvatore, sei sempre assatanato. Sempre, poi con questo socca qua. Aria satanati di Roma, come potete ben vedere stiamo qui. Ciao ragazzi, sono proprio buone queste, non ho mai visto donne così imborgata, io cazzo. Marcello, dai, cambia voce, non essere burro, guarda che sta Kitzbull qui, dai, cambia voce. E quanto sono carine queste ragazze, sono stupende, guardate. Ecco, così va meglio, è più fine. Grazie. Gracias.
siamo qui a casa dei due amici a fare la festa, da vedere che gente fine, porca la miseria, oh cazzo. Ma che tu. Ti riesce bene la parte di burro, Marcello? And if you fit that description, baby, come with me. Take my hand. Ecco qua il nostro padrone di casa. Sì, buonasera signore e signori, benvenuti qui vero in casa nostra, dove siamo venuti a prendere un bocchino d'aria. Prendi qua, guarda, qui abbiamo sulla nostra destra una beautiful rossa, vero? La bionda è di burro, così è un butterfly, capisci? Battery, yes. E domani sera alle 7 noi abbiamo un appuntamento con alcune amiche per questa, così, questo verticalismo ortotico. Oh, tu non pensi che ci sia qualche tedesco di troppo qua? Non so, maybe, ma non so. In ogni caso dopo li cacciamo via tutti e rimaniamo fra pochi i grandi. Io sono un pochetto ubriaco perché siamo qui in una casa di un amico italiano, c'è il nostro Marcello che dice che è un pochetto ubriaco anche lui. Comunque sono ubriaco e quindi la mia lingua è impastata. Comunque siamo qui, ecco mio occhio, guarda. Comunque siamo qui a casa di simpaticissimi amici italiani di Perugia e che ci hanno offerto degli spaghetti veramente eccezionali e ci apprestiamo una scopata generale con queste belle fanciulle. Oh la miseria, ecco che ne dici, visto. Ecco, a dire un bacio stereofonico un stereo bacio che ho l'ingoglio. Allora pure qua, prossimamente su questo schermo adesso sentiamo il bacio diverso. Sentilo come slinguazza, come slinguazza. Questa è la donna di Salvatore che sta battendo Marcello. Guardalo come bacia, guardalo. Sta baciando. Rumori. La festa sta degenerando in un casino completo come d'altronde era previsto. Qua sono tutti ubriachi, specialmente le donne che bevono come là, per esempio. Toglietevi un attimo, per favore, toglietevi. Ecco, guardate quelle due, le vedete, quelle ragazze là, sono completamente spronte, non si reggono in piedi e continuano a bere come delle attannate. Invece qui abbiamo il nostro Salvatore che intenta far bere la sua fidanzatina e se la sta pomiciando. Ma vediamo che il nostro Verzo non è da meno e se la sta leccando tutta con grande sofferenza di Salvatore. Sta soffrendo in questo momento il nostro calabro satanato. Regà, io sono arrapato, ammazza quanto sono arrapato. Chi tromba l'ultimo dell'anno, tromba tutto l'anno. Regà, copa tutto l'anno.